Ciao a tutti, benvenuti su Parole in Pentola. Io sono Camilla e questa è Paper Girls di Cliff Chiang, o Chang, non ne ho idea, e Brian Vaughan. Edito Bao, una graphic novel coloratissima, come potete vedere, di grande impatto visivo. Le protagoniste sono quattro ragazzine che consegnano i giornali all'alba. Siamo in America, è la mattina a cavallo tra Halloween e il primo novembre. Effettivamente è il primo novembre, è mattina prestissimo e Erin, la ragazza con cui iniziamo l'avventura, esce per consegnare i giornali. È una mattina particolare perché ci sono ancora in giro gruppi di ragazzi travestiti, c'è un'atmosfera strana nell'aria. E lei viene avvicinata da questi ragazzi ed è qui che incontra le altre tre che, sapendo della possibilità di essere importunati durante una mattina particolare come quella di Halloween, girano insieme a fare le consegne. Qui le protagoniste si incontrano per la prima volta e qui inizia l'avventura. I ragazzi travestiti non sono gli unici a girare per la città in questa notte. Ci troviamo a Cleveland e in questa notte accadono cose strane, non voglio dire troppo. Le ragazze diventeranno parte di un'avventura, di uno scontro, ecco, tra, si potrebbe dire, generazioni. Ci sono gli adolescenti, dei ragazzi, che parlano con un codice particolare, che si scontrano con gli adulti, i quali non si capisce bene che intenzioni abbiano, ma non sono buone intenzioni. E sullo scontro vecchio-nuovo si basa questo inizio di avventura, questa partenza verso altre dimensioni, diciamo. Ci sono un sacco di riferimenti, ovviamente non tutti sono capibili così al primo colpo, molti. Se date un'occhiata ad altre alle recensioni che ci sono in giro, ci sono un sacco di persone che hanno sviscerato questa serie che in Italia mi pare sia il secondo volume. In realtà ho visto che i volumi sono tantissimi. Se non sbaglio, ho guardato su Instagram seguendo l'hashtag, forse sono addirittura al tredicesimo volume o qualcosa del genere, quindi la storia si è evoluta in maniera pazzesca, immagino. E ci sono pagine doppie di grande impatto, i colori sono fluo, sono fantastici, sono proprio evocativi. Per esempio questa, c'è un continuo rimando del quale non ho ancora ben chiara l'origine alla mela. E è la mela in tutti i sensi, la mela come frutto proibito, la mela come vedete di Apple, e c'è un riferimento negli anziani, negli adulti, alla Apple Records, con simbolo una mela, proprio un frutto. E questa cosa mi sta incuriosendo un sacco, però non ho voluto saperne di più. Questo è il primo volume, quindi per ora la voglia di continuare è tanta. Questi sono gli adolescenti provenienti da chissà quale dimensione che parlano in codice, parlano un linguaggio che vediamo se riesco a trovarlo da qualche parte. È stato anche tradotto. Ho lasciato il link nella mia recensione sul blog, quindi volendo è rintracciabile. Ecco qua, il linguaggio è questo. Miscuglio strano di simboli, però anche se non riusciamo a leggere effettivamente le loro parole, le azioni sono molto chiare, quindi non è neanche necessario.
E niente, vorrei fermarmi qui perché non voglio dire troppo, anche perché non so ancora cosa ne sarà. Allora, io adesso dico, forse è una stupidaggine, ma a me questi qui, su questi dinosauri, ricordano qualcosa. Cioè, arriva una donna che a me ricorda tantissimo, adesso qui mi insulteranno, ma a me ricorda tantissimo la principessa Leila, cioè una vecchia Leila, non lo so, ho un flash di questo tipo, però da rivedere, ecco. E niente, come vedete i colori sono fluo, i vestiti, è ambientato negli anni 80-90, perché è sul finire degli 80, quindi Walkman, biciclette, BMX, walkie-talkie, travestimenti, per esempio ad Halloween. Abbiamo il ninja, abbiamo il clown e non mi viene il nome, ma lui. Quindi non male. È un'ambientazione fantastica, la carta igienica sui rami degli alberi, è molto americano. E vi farò sapere. Ho iniziato il secondo volume, questo è il primo. Ovviamente le recensioni sono entusiaste. C'è anche una recensione nella lingua dei nostri amici provenienti da chissà dove, quindi direi che l'unanimità ha decretato il successo di questa serie. Poi vedremo. Il secondo volume ci attende. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se avete colto riferimenti, spunti o altro di molto interessante e cosa ne pensate della faccenda della mela. Un saluto a tutti, ci vediamo prossimamente sempre su Parole in Pentola. Ciao!